l'essere presenti in una vetrina di questo livello credo sia fondamentale e importante per lanciare un messaggio a chi ancora non conosce la Calabria. Io dico venite nel Parco della Sila, no? Ma sarebbe eccessivamente di parte. Dico venite in Calabria nell'insieme dei parchi, in questo sistema che la Regione Calabria ha voluto mettere in piedi come sistema parchi, e spaziamo dal mare ai monti. Noi offriamo ormai 365 giorni di turismo in Sila e in Calabria in generale. In Sila si scia, si fanno le ciaspolate, c'è cultura, perché se penso all'abbazia di Giochino da Fiore, quello è uno scrigno di cultura, così come è uno scrigno di biodiversità l'intero parco della Sila e la riserva MAB UNESCO, che abbraccia un territorio di 350.000 ettari. È un parco che ha all'interno tre laghi, tre maggiori laghi della Calabria, dove si può andare in canoa, dove si possono fare delle escursioni su un battello elettrico, cioè il tutto ecosostenibile. Quindi c'è veramente tanto da vedere, c'è anche tanto da gustare, perché noi abbiamo dei prodotti tipici veramente di altissima qualità. È una cosa fantastica. Poi raccontare di un parco diventa sempre difficile. Io dico che i parchi è difficile raccontarli, bisogna viverli. Venite nel Parco Nazionale della Sila e venite in Calabria a visitare i parchi.